Vicenda Kate Middleton, scandalo sulla fuga di notizie. Dopo l'intervento chirurgico subito da Kate Middleton, il panorama mediatico è in fermento per le condizioni di salute della duchessa di Cambridge, il cui dettaglio resta avvolto nel mistero. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della casa reale ha alimentato le speculazioni, aggravate da un recente scandalo legato a una fotografia ritoccata, e da apparizioni pubbliche che hanno sollevato ulteriori interrogativi. Il fulcro della questione si è spostato sulla London Clinic, dove Kate è stata operata, a seguito di rivelazioni sullo svolgimento di un'indagine interna, per una presunta fuga di notizie riguardante le informazioni mediche della duchessa. Un membro dello staff, stando a quanto riportato, avrebbe cercato di accedere ai dati personali di Kate in modo non autorizzato, sollevando questioni di privacy e sicurezza dei dati sensibili. La situazione ha provocato non solo uno scandalo mediatico, ma ha anche messo in luce la problematica della riservatezza delle informazioni mediche, soprattutto quando riguardano personalità pubbliche. L'episodio mette in discussione l'integrità e la fiducia che i pazienti ripongono nelle istituzioni sanitarie, sottolineando l'importanza della protezione dei dati personali. La vicenda lascia aperti molti interrogativi: quali saranno le conseguenze per lo staff coinvolto? Come reagirà l'opinione pubblica una volta che saranno resi noti ulteriori dettagli? E soprattutto, quali saranno i passi futuri della Casa Reale per affrontare questa violazione della privacy? In attesa di sviluppi, l'attenzione resta focalizzata sulla salute di Kate Middleton e sulle implicazioni di questa violazione della privacy per l'ospedale e per la stessa Casa Reale. La speranza è che tali eventi possano portare a un maggiore impegno nella protezione delle informazioni mediche e nella tutela della privacy dei pazienti, indipendentemente dal loro status pubblico. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!